La presenza di San Domenico a Bologna è importantissima, sia perché si ricollega all'inizio dell'università. San Domenico venne a Bologna proprio perché c'era l'università. Area 051. Imma e Elena raccontano i luoghi nascosti di Bologna. Eccoci ritornate per una nuova puntata di Area 051. Dopo la Bologna dei musicisti e quella industriale, abbiamo deciso di portarvi con noi in un luogo di culto. Non stiamo parlando delle sette chiese di Santo Stefano o del santuario di San Luca, ma di un luogo più nascosto dove è vissuto un santo. Ad aprirci le porte del convento di San Domenico è stato Padre Angelo. Questo convento nasce tra gli anni 1218 e 1219, la struttura che noi vediamo adesso è nel 1500. Un luogo particolarmente caro ai frati domenicani in generale, soprattutto poi ai frati del convento, è la cella dove, secondo la tradizione, sarebbe morto San Domenico. Mentre eravamo lì ce lo siamo immaginato, consumato dalle fatiche sotto la luce di una candela, mentre pregava a Dio di concedergli le ultime forze per continuare a predicare. Dante nella Divina Commedia lo descrive come l'uomo umile e rigoroso che si oppose all'eresia dei catari. Domenico fu detto, e io ne parlo siccome dell'agricola che Cristo elesse all'orto suo per aiutarlo. Ben parve messo e familiar di Cristo, che il primo amor che in lui fu manifesto fu al primo consiglio che die Cristo. Poi con la dottrina e con volere insieme, con l'ufficio apostolico si mosse, quasi torrente che alta vena preme. E negli sterpi eretici percosse l'impeto suo, più vivamente, quivi dove le resistenze eran più grosse. Lui si trova a Bologna perché alla fine del 1217 lascia il sud della Francia dove aveva predicato e praticamente lì aveva istituito l'ordine dei frati predicatori, no? Lascia il sud, deve andare a Roma a chiedere al Papa delle credenziali per far accettare da parte dei vescovi, delle diocesi, questa nuova istituzione. Venendo dal sud della Francia si passa per Bologna. Perché? Ma perché Bologna era l'altro centro importante della cristianità sotto l'aspetto culturale. Parigi, teologia. Bologna, diritto. E la sua predicazione presso gli universitari fa sì che entrino nell'ordine professori e studenti università. Un personaggio come San Domenico meritava una sepoltura degna del suo nome. Così il comune di Bologna si impegnò a costruirgli un monumento funebre dentro la basilica del convento. La realizzazione dell'opera durò secoli e solo a fine del 400 fu completata. Scolpiti nel marmo del sarcofago si ritrovano tutti gli episodi più importanti della vita del santo, dalla sua nascita in Spagna alla guerra ai catari. Per decorare la famosa arca che ancora oggi raccoglie i resti di Domenico, furono chiamati i migliori artisti dell'epoca, tra cui lo scultore Niccolò da Puglia, detto anche Niccolò dell'Arca. A quell'opera devo tutto, la mia fama e perfino il mio nome, ma lavorarci non fu semplice. Io ero l'artista più chiacchierato del momento. Il mio compianto sul Cristo morto aveva sconvolto tutti, non c'era scultore in Italia che potesse competere con me. I frati domenicani volevano che fossi io a scolpire le figure dell'arca, ma non potevano permettersi un artista del mio calibro. Scesi a patti con il comune di Bologna e quello fu il mio errore. Non dovevo fidarmi di loro, non comprendevano la mia arte. Mi chiesero di realizzare 22 statue, ma lasciai l'opera incompiuta. Nel 1494 passa per Bologna Michelangelo, che scappava anche lui da Firenze perché si erano caduti i Medici. Allora, sulla destra abbiamo l'angelo di Michelangelo, sulla sinistra l'angelo di Niccolò dell'Arca. Ovviamente, secondo di me, ispira più spiritualità, più, diciamo così, senso di preghiera l'angioletto di Niccolò dell'Arca. In questo convento è passata negli anni anche la Santa Inquisizione, che arriva per la prima volta a Bologna nel 1273.
L'inquisitore, inviato dal Papa, conduceva una vita distaccata da quella degli altri frati, occupandosi di giudicare l'eretico nella sala della consulta. Ero appena giunto a Bologna dalla Santa Sede quando mi portarono un uomo che diceva di predicare la verità. Era uno degli eretici catari che vaneggiava sulla creazione del mondo. «Il demonio ha plasmato la materia», mi diceva, e questo mi bastò a decretare la sua colpevolezza. Sopra di me la scritta «Nec spe nec metu», a ricordarmi di amministrare la giustizia con imparzialità, senza timore e con la verità della fede dalla mia parte. Oggi il convento è rimasto quel luogo di preghiera e studio, così come lo aveva pensato San Domenico. Monsignor Zuppi ci ha ricordato ad inizio puntata come Bologna sia legata all'ordine domenicano, ed è con le sue parole che abbiamo deciso di chiudere questa puntata. L'ordine domenicano è uno di quelli più importanti nella storia della Chiesa in tantissime parti del mondo. Tra l'altro nel 21 saranno 800 anni dalla morte, e quindi sarà un'occasione anche per scoprire questo legame tra San Domenico, la congregazione dei Domenicani, e la città di Bologna. Per oggi il nostro viaggio finisce qui. Volete sapere dove andremo la prossima volta? Seguiteci su Incronaca.